E l'audizione della dottoressa Caronni, che è presente, la ringrazio. Con la dottoressa Gigliola Topasso, che è la responsabile sanitaria anche del comune, si sottolinea quanto la carica di responsabile presidio è tutt'oggi vacante. La carica è vacante. Dal primo di gennaio. No, perché la lettera dell'ASL di Biella dice che si sono assentati improvvisamente. Se è vero quello che dice l'ASL, che contrasta quello che ha detto lei ha detto delle cose non vere in commissione e al consiglio comunale. Ma ho capito, ma senta, questo dibattito non è diverso dagli altri dibattiti che ci sono nel corso dei consigli comunali. Io capisco che possa andarle fastidio le affermazioni del consigliere Robazza, però abbia pazienza. Ma sa quante volte vengono dette delle cose sciocche in quest'aula? Ma non permetto comunque a nessuno di far tacere gli altri. Abbiamo parlato della situazione carceraria, abbiamo sentito l'audizione della garante dei diritti delle persone recluse, la dottoressa Sonia Caronni. Questo ha suscitato reazioni a dir poco accese. Ma sì, in Consiglio Comunale oggi, come d'altronde la scorsa volta, ci sono state delle reazioni all'interno del Consiglio Comunale, in particolare del gruppo della Lega, che non sono state così comprese, soprattutto appunto ancora oggi, ecco, con l'uscita da parte all'interno del Consiglio Comunale dopo la relazione della dottoressa Caronni. Noi come gruppo di Biella al Centro personalmente dichiaro la massima fiducia che d'altronde tutto il Consiglio Comunale aveva dato alla dottoressa Caronni quando è stata rinominata all'interno del carcere come garante dei detenuti, e sottolineiamo anche che cosa è successo in quest'ultimo mese dopo questa mozione, che comunque è passata per un voto nella quale fondamentalmente si segnalava soltanto in maniera credo molto come dire tra enti, tra un'amministrazione comunale che tramite appunto la garante dei detenuti, tramite il tavolo del carcere con 13 associazioni che sottolineavano un po' forse di mancanza di attenzione da parte dei servizi sanitari nei confronti dei detenuti. Credo che dal punto di vista costituzionale mantenere e dare e riconoscere il diritto della salute anche ai carcerati sia una cosa che in uno Stato come l'Italia debba essere riconosciuto. Ecco, soltanto questo si chiedeva, un minimo di attenzione in più. E sicuramente dalla mozione della scorsa volta già ho fatto sapere che l'ASL, a seguito di questa relazione che ha mandato e che oggi è stata letta dal sindaco Corradino, che già dai primi di gennaio verrà nominato comunque il nuovo responsabile di presidio sanitario, sia già comunque un risultato molto importante ottenuto dall'amministrazione comunale e anche un po' dal nostro gruppo Biella al Centro.